siamo qui per presentare l'ultima fatica letteraria del professore Emiliano Giancristoforo, che è stato accolto, credo, oltre che dall'onorevole che saluto, al consiglio regionale, al sindaco, dalle autorità, soprattutto da alcuni suoi alunni, che lo rivedono sempre molto volentieri. Dopo 40 anni. Dopo 40 anni, è giusto, Filippo? Era bravo un professore lui, era bravo. Anche se vero. Anche se altro è e quindi presenteremo questo libro, la cui presentazione, diciamo, la cui relazione è affidata al professore Evaristo Di Stefano, che dobbiamo dirlo, no? È tornato il 1 agosto e ha passato questa prima parte delle ferie a leggersi, a studiare, a sviluppare, insomma, una fatica, però qua si può fare perché lui senza aria condizionata comunque stava fresca a casa. Dopo quello che ci dirà il professor Di Stefano, credo che insomma, faremo anche noi delle considerazioni, così come su questa base poi la parola a te la daremo alla fine, insomma, per le conclusioni. Ecco, l'autore, poi l'autore ci dirà alla fine di tutto. Ci sarà un passaggio di via per presentare un'altra idea su cui stiamo lavorando, ma io direi che dobbiamo iniziare ovviamente con il saluto istituzionale del sindaco di Fresa Grandinale, che ringrazio perché ci ha ospitato, ma è sempre sensibile, insomma, a queste cose, poi vedremo pure che cosa sta preparando. Prego. Allora, io saluto tutti gli intervenuti, in particolare un saluto all'onorevole Maria Amato, al consigliere regionale Franco Caramanico e al professore Emiliano Giancristoforo. Io professore non ho letto il libro, quindi questo non l'ho letto perché ora ci puoi trovare, me l'ha fatto vedere stasera. Però ci sei conosciuto per la tua fama, nel senso che sei un cultore delle tradizioni abruzzesi. Io ho un compaesano che scrive libri e quindi mi parla sempre, Pierino Gian Giacomo, che mi parla sempre, ecco, oggi non è venuto perché era un po' influenzato, mi parla sempre di te, di quello che è la tua ricerca, di quello che è la tua ricerca. Quindi saluto veramente e ringrazio tutti gli intervenuti, mi auguro che sia un po' un'ottima presentazione. Poi questa sera c'è la festa del ritorno, che è intervallata un po' al Cantafresa, ci sono dei bambini locali, degli artisti locali che si cimentano un po' in questa canzone, in questo festival, e noi, ecco, all'intervallo di questo Cantafresa facciamo un breve saluto, che per la festa del ritorno, che oramai saranno oltre 10 anni che qui la facciamo, perché è un po' la nostra storia. Noi abbiamo ripercorso un po' a ritroso quella che è stata la storia dell'emigrazione, quindi un gemellaggio con la città tedesca di Nottringen, che è nata dal basso e non dai vertici istituzionali, attraverso i nostri emigranti che stavano lì in Germania, in quella terra. La precedente amministrazione, la mia, negli anni 90 avevano già intrapreso questi rapporti, che noi poi abbiamo ulteriormente sviluppati, e diciamo da cosa nasce cosa. Quindi questo rapporto di gemellaggio in questa città, poi questa città a sua volta era gemellata con altre città, e tra loro vigeva un motto: gli amici miei sono amici tuoi, gli amici tuoi sono amici miei. E quindi adesso abbiamo una unione di città europee formata da sette nazioni. Questa unione, forse, ecco, con un senso di orgoglio posso dire che in Abruzzo è l'unica, perché siamo riusciti a darci anche un po' una disponibilità economica. Ogni anno ogni comune versa 2.000 euro, quindi abbiamo un fondo cassa di 14.000 euro. Queste somme servono a finanziare poi un incontro annuale che fanno i giovani. Quest'anno questo incontro è stato fatto in Ungheria,
e sono, abbiamo fatto un po' anche un'accoppiata presa all'interno, visto che ci vogliono praticamente il governo, ci stanno rappresentando il governo, Maria Matti, tra non molto ci cancelleranno praticamente, cancelleranno i comuni, cioè come nominativi probabilmente Maria, ma non potranno cancellare forse quella che è la storia, quella che è le tradizioni, perché io ecco più volte nei vari incontri dico che sarebbe molto facile prendere un comune come Frisa, 1000 persone, prendere un condominio, magari Vasto Marina, Vista Mare, e metterceli dentro. In quel modo costerebbe molto poco gestire queste comunità, però pare che non è questo il metodo, e penso che il Parlamento, ecco, leggevo stamattina, non so se è vero, ma non è possibile che un usciere della Camera dei Deputati o del Senato riesca a prendere 320.000 euro quando la stampa però se la prende con i politici che fanno il loro lavoro e forse non sono pagati come dovrebbero essere pagati per quello che loro fanno. Però un funzionario, un usciere della Camera piglia 320.000 euro, non parlare poi dei direttori che arrivano a 400.000. Quindi il vero taglio della spesa forse sta nei meandri dello Stato, ma non certamente forse nei costi della politica, e a maggior ragione un costo della politica in un consiglio comunale come il nostro, che alla fine dell'anno costerà 1.000-1.500 euro. Quindi non è questo, però comunque siamo dei guardiani del territorio, siamo in prima linea alla tutela del territorio. Quindi dopo questa breve introduzione fatta, perché forse probabilmente è attinente con quello che sarà poi il contenuto del libro, ecco, ringrazio per questa opportunità, ecco, Orazio, il professor Evaristo, e do la parola al prossimo. Sì, è lui. Sì, lui per la presentazione, poi sviluppiamo gli interventi, chiaramente. Prego. Tu vuoi sapere questo? Prendi questo. Sì, vai. Ringrazio il sindaco Orazio, dottore, benvenuto a Via Gian Cristoforo. Lascio per ultimo anche le altre, prendo il microfono, acquisito a New York, e do il saluto anche all'onorevole e al consigliere regionale. È un affettuoso ringraziamento al pubblico presente. Iniziamo. Prima di introdurre il libro di Emiliano, voglio riportare il pensiero dei nostri tre grandi, Benedetto Croce, filosofo, ideologo del liberalismo novecentesco italiano, dice: quanto c'è stato bisogno di coraggio, di forza, di tenacia. Mi sono detto a voce alta: tu sei abruzzese. D'Annunzio, il sommo padre. Qui è tutta la vivace razza d'Abruzzo, così gagliarda, così pensosa, così canora, intorno alla sua montagna, donde scende in perenni fiumi all'Adriatico la poesia delle leggende. Sono autori citati da Emiliano più e più molto. E Ignazio Simone, Ignazio, dice: la Maiella è il Libano di noi abruzzesi. I suoi contrapporti, le sue grotte, i suoi valichi sono carichi
memoria negli stessi luoghi dove un tempo, come in un'arte tebaide, vissero innumerevoli eremiti. In epoca più recente sono stati nascosti centinaia di fuorilegge, di prigionieri di guerra, evasi, partigiani, assistiti da gran parte della popolazione. Ora, voglio dire, a prescindere dai cafoni di Fontanara, frutto delle leggende, delle credenze religiose apprese in età giovanile nel suo Abruzzo, Sinone, nell'avventura di un povero cristiano e scrittore pescinese, reinterpreta e attualizza le vicende di Celestino. E quindi andiamo alla perdonanza che fu istituita con una bolla sempre di Celestino nel 1294, la perdonanza che elargisce l'indulgenza plenaria a tutti coloro che, confessati e pentiti dei propri peccati, si recano alla basilica di Santa Maria di Collemancio d'Aquila dai vespri del 28 agosto a tramonto del 29, e tuttora c'è la festa della perdonanza. Il libro di Emiliano. Però prima ancora voglio dire le sensazioni che ho avvertite nella lettura, anche se in pochi giorni. Un mondo, quello di Emiliano, che è il nostro, un mondo che si muove attraverso i secoli in un grande palcoscenico, oserei dire il palcoscenico della vita dei nostri progenitori, ma sempre fra religione e superstizione, un fenomeno incipiente, i riti, le situazioni, la magia della favola, il duro lavoro dei campi, la vita immaginaria ricostruita, la fascinazione dei racconti delle donne, poi le streghe, le fatture, le favole, la fabulazione e tutto quanto. Ma soprattutto i personaggi, uomini, donne, bambini, che rivivono nella loro quotidianità fatta di miseria, di sofferenza, di privazioni, spesso alla ricerca del minimo indispensabile per la loro sopravvivenza. Ma anche l'altro mondo, quello delle baronie, dei feudatari, del signor che sfruttavano i poveri cristi, per dirla anche col bene, no? L'opera di Gian Cristoforo, io adesso mi permetto di sintetizzarne per suonare il pensiero, si muove sostanzialmente attorno a due grandi riferimenti classici, mondo della cultura classica, la phronesis e il nous, cioè la mente, l'intelletto, il pensiero, la ragione, il raziocinio e poi il cuore, il sentimento, la passione, una sorta di statuto epistemologico, beh, lo studio di Emiliano, in termini di esegesi, è un paziente lavoro di documentazione. Questo però nulla sottrae al rigore e al distacco proprio dello storico, del mondo che è questo caso. Qual è Emiliano?
anche questa passione per lo spettacolo. Io ho sentito vibrare la passione di Emiliano, questo sentimento antico è il senso forte, indistruttibile dell'appartenenza. È un po' come dire quando si torna a presa, Cavalese il mio, quando sei il mio, anche qui. E qua c'è un sentimento antico che dice no, tu Evaristo sei difesa, tu appartieni a questa comunità, tu sei Evaristo di sempre, a prescindere dal titolo, dal posto occupato in società, tu rimani Evaristo e questo tu te lo porti dentro in tutto il mondo, laddove tu possa operare e vivere. Ed è un sentimento bello che poi si svolge in piazza. A dove vai? Alla piazza, lavora. In una piazza è il cuore antico, il luogo dell'incontro, dei racconti, del rivedersi, del congratularsi, dello stare insieme, di riscoprire, di raccontare, e non c'è differenza, siamo tutti insieme, il giovane, il meno giovane, il signore con capelli bianchi, ma soprattutto i giovani che vogliono ascoltare la favola bella, che poi porteranno dentro di sé nel loro quotidiano e non dimenticheranno. Ho fatto una digressione. Capitolo, ho composto con la cosa, mezzo capitolo 1. Allora vi dico subito, il libro, 470 pagine, 8 capitoli, un'appendice dedicata alla sua Lanciano. Il primo capitolo parla delle tradizioni che cambiano, 17 paragrafi così, ed è un viaggio nella cultura popolare. L'autore non rifiuta il progresso della tecnologia, ma tenta una conciliazione fra la grande tradizione intesa quale ispiratrice di valori attivi, come dice il tuo libro, e tempi moderni. Però vi è forte la denuncia della progettazione edilizia clientelare della politica regionale nostrana, e tu lo scrivi questo, e io sono d'accordo. Mi dispiace per l'assessore regionale, ma si può dire. Ma è un positivo diverso. In cui, dice Emiliano, sembra persistere la medievale frattura delle categorie sociali. Gli oratores e i lavoratores. In questo contesto si parla dei maestri muratori, ma anche del fabbro e dei suoi valori artistici, della conca, simbolo della donna abruzzese, e dei mastri artigiani in generale, i mastri artigiani. E l'autore qualifica il lavoro del mastro e lo assimila addirittura al concetto parole sostenuto dall'estetica della Bauhaus, di cui parla l'architetto Bellinesi. Un altro piccolo argomento, piccolo perché non c'è tempo per svolgere, le processioni, le festività.
fare risorse, eccetera. Ora, i riti, le rappresentazioni sacre, insomma, l'insieme delle funzioni religiose, le emozioni, le tavole pitte, l'insieme delle nostre tradizioni, quasi in esse vi è quasi la pretesa di una presenza divina nel quotidiano, accompagnano il cammino dei nostri popoli e ne scandiscono la vita. E la quotidianità la troviamo soprattutto durante i grandi eventi stagionali, la semina, il raccolto, la vestitura, la tribatura, la ventennia, la raccolta dell'olina e quant'altro. E vi è un procedere parallelo fra le credenze, le superstizioni, la religione. Lo troviamo nel pellegrinaggio, una sorta di commissione fra sacro. Il Natale, la festa di tutti, la festa grande, ma anche un'occasione per i riti arcaici del culto del sole, dies natalis, solis, invicti, e gli orari del sole, cioè alto all'orizzonte che poi mai tramonta, e il fascino della notte di Natale con le fiabe delicate, a volte in cena, un mondo fantastico di leggenda, e poi la squilla di Lancia, la squilla di Lancia. La campanella della torre civica suona dalle 18 alle 19 del 23 dicembre ogni anno e richiama i lancionesi nelle case per gli scambi di auguri e dei doni in un rituale di pace, di concordia che continua a conservare tutta la caratteristica di una costumanza antica. Questo dice Emiliano. A Ferrara, nel nostro club degli abruzzesi, ne hanno parlato in una serata, in una conviviale, i D'Orazio, amici d'infanzia, i tre fratelli D'Orazio, i tre amici d'infanzia di Emiliano, parliamo di questa squilla, ma là, addirittura i lancianesi sparsi nel mondo telefonano a casa perché vogliono sentire la squilla e il forte attaccamento. Io non ho spiegato il significato di totemaio, lo devo spiegare. Sapete cosa significa tote maie? Il titolo del libro di Emiliano? Allora, se non lo sapete io, devo leggere. Forse, pagina 6. Dice Emiliano, con tote maie, in alcuni paesi dell'Aquilano, soprattutto Pesco Costanzo, il primo giorno del mese, l'arrivo di maggio, festeggiano, viene indicata la rituale pentola di legumi con cui si festeggiava il primo giorno del mese, l'arrivo di maggio. L'usanza diffusissima in Abruzzo e si chiamava generalmente pignata di maggio. Si lessavano insieme 7 o 9 tipi di legumi: fagioli, ciceri, pavo, turco, ceci, che venivano mangiati
e sparse anche sui campi a scopo propiziatorio, festeggiando l'ingresso del mese più lungo, perché di maggior fatica in campagna bisognava salire la costa di maggio, come diceva. E vediamo un po' di passare a Pasqua, perché siamo stringi, Pasqua e le sue tradizioni. La processione di Cristo morto all'angelo, no? Del marci con fratelli tra morte e orazione, vabbè, ma è tutta brutta. Insomma, sacre rappresentazioni in forme drammatiche spagnolesche, dice Toschi. E poi leggende sacre, Naudi, il dramma sacro di mare, la Santa Passione, il sepolcro, appresa, cioè la Passione Santa, il secante. La Passione non può essere. La Passione Santa non si canta, non si sogna, noi per emozione canteremo la Passione di Luisa. E a questo proposito, devo citare qualcosa di Luisa, vediamo, allora, la Passione Santa è stata trascritta dal maestro Pedro D'Aretto, che dovrebbe essere presente. E se si alza? È il video. Quale? Quale poi anche messo in musica, altre canzoni, eccetera, eccetera, ma quello che mi preme sottolineare, la musica per il nostro canto, l'inno di Fresa, di Bruno Di Domenico. Parliamo anche della Madonna Grande. La Donna Grande prega per noi, sempre cattolici, per cielo. Il pellegrinaggio, il ruolo importante, se vi ricordate, si dormiva in chiesa, arrivavano i cimini, in Bazia, si andava a piedi, la festa si continua ad andare a piedi. E qui devo citare il libro che il sindaco ha portato di Pierino Gian Giacomo, Paese Natio, Storia, cronaca, etnografia, la seconda edizione rinnovata e cresciuta del 2010, Paese Natio, tutta l'Aquila, Paese Natio. Pierino Gian Giacomo cita Emiliano nel suo testo a proposito della primavera religiosa di Nuova Vitegna, forse erano quelle che positive che stasera purtroppo non siamo riusciti a proiettare, no? Io non sapevo ci voleva pure il computer, il proiettore so che il sindaco me l'ha pure prestato. Va bene, lo faremo la prossima, va bene. Il cibo, devo andare veloce, ma soprattutto il pane. Il pane è, grazie di Dio, è elemento fondamentale delle classi subalterne, però il cibo deve essere tondo come il mondo. E qui anche qui il pane selvaggio, il pane rozzo, l'annunzio poi verrà fuori con il pan rozzo, il dolce d'annunzio. Ma io adesso mi ricordo, e poi l'ho letto bene nel libro di Emiliano, la farina di cappella, un grande cappello, mi ricordo di Moniali, di Fresa, di Vincenzo e gli altri, e mi ricordo anche, ma c'è tuttora, l'arcenese a San Salvo, che è originario, è originario.
Salvo è un'altra cosa di San Salvo, perché c'è qualcuno di San Salvo nella comitiva di New York. E un'altra pratica eseguita dai devoti di San Salvo al santuario di Cerenza, a San Domenico, e là ascoltava il malato e gli si facevano indossare gli abiti nuovi in questo rito di lasciare al santo la malattia e venire fuori guarito. E adesso un po' la luna di epilessia, allora la mia affascinante. E chi di superstizioni antiche sono giunti fino a noi, no? Per esempio quella della previsione del tempo dal colore della luna. E qua è coinvolto Ovidio. Ovidio. E dice, pallida luna, blu trubiconta fra alma serena, e questo l'ha riportato Emiliano. E poi Orazio, a proposito degli epilettici, dice, la cui malinconia cresce e decresce secondo le fasi lunare, la poetica scolare. Ha scomodato anche Platone, che definisce l'epilessia morbo e vivi. Però, scusate, da noi si chiama Romano di Santo Donato. Essere eccellenza. E però, a proposito del malocchio che viene citato anche in alcune pagine, c'è Cristoforo, è scomodo anche Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi. E andiamo ai proverbi. Ho tratto dalla rubrica RAI Abruzzo 2009-2010, condotto da Lia Gian Cristoforo. Adesso leggiamo due o tre proverbi. Poi sono stati pubblicati nel monumento di Galateo abruzzese. Adesso io vedo un po' di leggere soltanto due o tre per non appesantire, no? Proverbi. Vediamo qua un po'. Allora dice, sì non malato, se muore, è stato un erbe. Sì, sale sana, è stato un santo. Un altro dice, e me addice le sue fatte, e me addice le sue fatte, che addice le tenga da fare. Insomma, basta che lo fai, just do it, muovi bene. Questo io non vorrei offendere qualcuno, però è bello, mi è piaciuto da morire. Questo. Dice, le femmine, c'è cioè il Signore, insomma, prima di maritarsi, te, sette braccia e mezza lingua. Dopo che si è maritata, le sette lingue. Allora, pranzo manzo, e associato sempre alla religiosità, è chiaro, camminano sempre insieme, è un fenomeno importante. Però la pranzo manzo non è certamente quella di una certa facile letteratura folclorica, dice Emiliano, che ha guardato al sistema della mena delle pecore in Puglia in modo idilliaco e romantico, l'energia. No, non è qui.
Difatti, Raffaele Colapietra, che lui cita, ha liquidato queste visioni oleografiche, ha indicato i temi di riflessione antropologica, anche sulla rivista abruzzese, no? Ora diretta da Lia Giacristofo. Anche Benedetto Croce, nelle due monografie riportate da Emiliano, in appendice alla storia delle Emilia-Italia, parla di questa realtà. Allora, la transumanza, ditemi quanto devo smettere, perché sto cercando di... è un grande fenomeno non solo economico e commerciale, anche quello, ma è soprattutto un fenomeno culturale, perché lungo le vie della transumanza scorrevano con le greggi e con i pastori culti, santi, credenze, usanze, abitudini, tradizioni, un mondo che si muoveva. La transumanza iniziava il 29 di settembre, terminava l'8 di maggio, che sono date legate alla festa religiosa di San Michele, di Santo, che abbiamo riscoperto a Fesi, si era la processione, eccetera. È stata bella, c'era con la banda, il sindaco con la fascia di rappresentanza, è stata una bella cosa, quindi abbiamo una cosa che la causa. E qua questi tratturi, cioè queste vie dove si passava, insomma, eccetera, si pagava il pedaggio, la fila si chiamava allora, e poi prima con Ruggero II il Normanno e poi con Alfonso I d'Aragona fu data una certa regolamentazione. Poi la transumanza terminò nel 1000, quando, a proposito dell'affrancamento del tavoliere delle Puglie, che avvenne nel 1865, a pare. Sì, 1865. E da allora termina la transumanza, i nostri pastori, i nostri contadini iniziano il calvario dell'emigrazione, che dura tuttora, soprattutto per i nostri giovani, soprattutto in Germania, i migliori giovani che vanno a fare fortuna in Germania e altrove, dove vi erano quattro tratturi: il tratturo Magno a Milano, il tratturo Marsicano, il tratturo San Vitano, e poi c'è uno più breve, eccetera, importantissimo, perché celebrato da D'Annunzio con i pastori. Ma sono quasi addirittura sto cercando i canti, la mia passione, purtroppo senza voce. Allora, il canto è il sentimento più alto e nobile della cultura del nostro popolo, che da sempre ha accompagnato il cammino della nostra storia. Il folclorista cinese parla della poesia del popolo cinese e le emozioni di tanti. E Emiliano riporta Nananni, i Catronziani, la Mietitur, l'Incanata, e non possiamo soffermarci. Vuole dire soltanto di Vola Vola, il nostro canto regionale, parole di Don Marco e musica di Guido Albanese. L'Ubriante delle Foglie è una cosa meravigliosa, di Cesare De Titto, eseguito poi la maggiorata dell'Ortona nel 1920, e poi
poi ritorniamo un momento. Il pianto funebre è una ricchezza, è una miniera di pathos, di sentimento. Allora, uno dei più famosi canti popolari eseguiti, considerato residuo di un antico pianto funebre rituale, è Skuranai, il lamento del lamento della vedova abbandonata al pasto, ma noto anche con il titolo di La Becca Sperdiud. Il testo originario, diverso, fu raccolto e rielaborato dall'arcivescovo Mascetti di Colle d'Immagine nel Chietino. E poi ne ha dato notizia il medico demologo Gennaro Finamore, che lo pubblicò col titolo Lamento della Vedova nel 1905 sulla rivista Abruzzese. E poi lo devo citare, è il lamento della moglie per la morte del marito, raccolto a Presa Grandinale, finalmente vediamo se una volta, una sola volta. Ha citato Presa Grandinale, grazie. Ha citato molte volte Guardia Crema, ma tu non lo dici, non lo sa, perché non lo sai, che franca di Guardia Crema. Però ritorniamo, io ne sono innamorato, Francesco Paolo Tosti, Francesco Paolo Tosti di Ortona, musicista per eccellenza, ma non solo in Abruzzo, in Italia, no, è andato alla corte inglese a Londra, maestro di tutti i componenti della corte, il signorotti, i baroni, eccetera. Alla corte allora della regina Vittoria, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, nel periodo in cui fu proclamato il regno britannico, insomma. Allora ricordo soltanto le romanze splendide, Torna caro ideale, Sera nato con angelo, e poi Auchella, le parole sono di D'Annunzio, Auchella e Tosti, la musica, ho citato D'Annunzio, adesso devo dire questi pensierino. Ma sono tutti questi formati con la lettera. No, c'è una cosa splendida. Allora. Mio zio, ma io sono un moderatore. Sono grato. Allora, Orazio, parlando, siamo ad Annunzio, parlando delle cantatrici di San Vito, il trono della morte, che dice D'Annunzio? Dice che cantavano un canto spiegato con accordi di terza e di quinta perfetti, cantatrici. Poi questo è il carattere principale della canzone diretta alla Abruzzese, che nasce nel 1885 nel convento michettiano di Fregoglio a Mare, con la canzone di Tommaso Bruno, questi canti da Francesco Tosti, eccetera, pochi altri paesi, eccetera, il cenacolo di Ortona, che la nenia di Amatrice è una cosa al di fuori di ogni immagine. Lo cito così. Allora, ne parla Cilese, molto citato da Nina. Qua siamo a Manzoni, siamo a Croce, Leopardi. Allora, il canto popolare amatriciano ha avuto la singolare fortuna di attrarre l'attenzione di Alessandro Manzoni e di Benedetto Croce. Ma non me l'ha detto, era il Pescasero. Che fa Manzoni? Scrive
alla moglie Teresa, seconda moglie, e dice: cara Teresa, leggi e fa leggere l'ottava scritta qui sotto, che fu sentita e tenuta a mente da Leopardi in un villaggio degli adulti, e faceva parte di un canto improvvisato di una giovane sposa, ma qua è un po' controversa la storia, ai funerali di un suo amico. Se stare vuoto dentro al vagone, quante ci pensano a ben volere, tu mi dicevi no. Io devo andare in Spagna e me ne andai, me ne inno, no? Ora saggi, mio dolcissimo padrone, che fin da allora io ti volevo bene, e lo visto quando è morto. Vieni domani a consolare, che la risposta te la voglio dare. E dice Manzoni, e ditemi se in tutti i canti popolari che abbiate letti avete trovato 8 versi che possono stare a paragone con questo. Andiamo avanti e finiamo l'ultimo. Questo io ho uscito perché piace a me, credo che piacerà questa cosa. La cito perché piace a me e credo che piacerà pure a voi, grosso modo, no? Ed è tutta il fondarella, il distico, insomma. E qua anche l'annunzio lo riporta nel trionfo della morte, dove lui ascolta il canto e lo riporta, dove il canto viene ascoltato dal protagonista, dove in un pianoro dove le ginestre fiorivano con tanta densità da formare alla vista un sol manto giallo d'un colore sulfureo splendidissimo. Le esecutrici sono 5 fagiolle che raccoglievano i fiori. Quando giungevano a una cadenza sollevavano la persona di sul cespuglio perché la nota sgorgasse più libera dal petto aperto, e tenevano la nota a lungo guardandosi negli occhi, protendendo le mani piene di fiori. E ancora Valetta, una delle 5 ragazze, intonò sul principio ma sicura, ma di nota in nota rassicurandosi. La sua voce era limpida, fluida, cristallina, come una onda. E pronunciavano, e non sono qua, come una onda. Vabbè. Cantava un distico rimapaciato, insomma, tutte le fontanelle, insomma, di cante, povera mia, non siete, insomma. E dov'è qua? Cantavano in coro un ritornello, trombava lì, no? Prolungavano la cadenza, concordi, riavvicinando le bocche per formare un sol flutto vocale che si svolgeva nella luce con la lentezza delle cadenze liturgiche. E torniamo alla religione e alle superstizioni. Per l'imposizione avrei finito. Ora ringrazio Emiliano per, spero intanto di non avervi stancato troppo. Ringrazio Emiliano per questa fiducia smisurata che ha voluto darmi, e voglio fare un riferimento ai giovani. Insieme con loro
alle nostre tradizioni che mantiamo. Queste sono le radici del nostro futuro. Ed è anche un augurio. Grazie. È stato bravo, per questo, diciamo, questa sua bravura compensa la lunghezza della... Allora, prima di dare la parola a chi vuole intervenire, devo leggere una mail che mi ha fatto il presidente della provincia dicendomi: vi ringrazio sentitamente per l'invito alla presentazione del libro Tutte Maglie 2 al Festival Canoro di Fresa Grandinale, che si terranno il 12 agosto a Fresa. Mi dispiace comunicarvi che mio malgrado non potrò partecipare come avrei desiderato, perché sarò fuori per impegni che non ricordate. Porgo i miei migliori auguri all'autore Gian Cristofari e dagli organizzatori del festival, che rappresenta un significativo appuntamento per la promozione delle nostre tradizioni culturali e musicali. Certo di una vostra comprensione, vi saluto cordialmente, Enrico Di Giuseppe Antonio. Adesso io direi che l'onorevole Maria Amato ci dirà qualcosa in merito. Perché è medico, quindi deve difendere la categoria dagli attacchi. A parte il difendere, posso parlare così? Se no, è per la telecamera. Allora, intanto grazie, perché oltre all'onore di rappresentare un territorio, penso che vada costruita la passione di conoscerne e rappresentarne la storia. Io ascoltavo con un po' di invidia l'incipit della presentazione, quando si riferiva al rincontro su una piazza, cioè al tornare in un posto di cui si conoscono i profumi, i suoni, si riconosce la lingua e ci si sente accolti. Io soffro la mancanza di radici. Io a Basso sono brava la dottora Asmania Druast, e io questa cosa la dico sempre con grande malinconia, perché per quanto io ci lavori da così tanto tempo, per quanto sia una comunità accogliente che mi ha fatto l'onore di farmi sedere sugli scranni del consigliere comunale, per cui è una grande accoglienza, cioè una comunità che si sente rappresentata, è sicuramente la mia comunità. Io sono di Chieti, mia nonna è di Guardia Grele, mio nonno è di Napoli, e ascoltando le parole per me era il tornare, perché quando si parla di tradizioni c'è la magia del ascoltare con la testa e anche ascoltare col cuore. Il cuore viaggia da solo su un percorso che è il percorso personale. Un nonno fabbro di Guardia Grele, della tradizione degli scioli, il poeta del ferro. Un nonno capopastaio, per cui la tradizione del grano e di tutti i simbolismi che vengono dal grano. Un ricordo tenero, che è mia nonna di Guardia Grele, che mi portò a piccola, io ero piccola, alla notte di San Giovanni, alla promessa, al ripetersi del potere delle erbe della notte di San Giovanni lungo il percorso della cascata, delle cascate di San Giovanni. Quindi ricordi che sono tradizione, magia, religione, e che per me sono la tenerezza, e quei ricordi a cui io non torno, per cui restano sicuramente nella mia storia, restano le mie radici interne, ma io vivo con invidia questo tornare in un posto e dire sei venuto, lo sto vivendo adesso, tornando da Roma. Io arrivo a Vasto e respiro l'aria di casa, e vedere il mare mi allarga il cuore, per cui finalmente vivo qualche cosa che sono le radici, così come pensavo alla le processioni, e mi chiedevo: ma perché i lancianesi sempre un giorno prima? E la squilla, e si riunisce la famiglia, e il 23 e noi il 24 facciamo la vigilia. E ci veniamo, e la processione la fanno il giovedì santo, e tutti gli altri, la processione nera la fanno il venerdì santo, e fanno la processione di passione,
è per me la processione di Passione e Chieti, è il miserere di Serecchi, è l'immagine della Madonna addolorata e non tanto di tutto il resto della processione, perché è la quintessenza del dolore del mondo, cioè è qualche cosa che è al tempo stesso tradizione e che tocca le radici profonde delle paure e del dolore e del ricordo e della morte per tutti quanti noi. Per cui è stato veramente un bel momento e vissuto con gratitudine. Io il primo libro l'ho letto e mi aveva talmente tanto incuriosito il titolo che Le Virtù, dopo che ho letto il libro, le sono andata a assaggiare e mi sono fatta raccontare la storia di queste che proporzionalmente alla varietà di legumi conservati e proporzionalmente alla ricchezza di questo pasto erano donne più virtuose. E allora mi viene da pensare che Slow Food non si è inventato niente e che la filosofia della vivere salutare e lento e sano delle nostre tradizioni è comunque la via per la salvezza della nostra salute, sia emozionale che mentale. Rispetto ai proverbi, quello delle donne sto d'accordo. Io ti ho fatto bene perché sono partita anche con qualche lingua in più. Ma quello che sicuramente porto con me in questa esperienza, in quella che io reputo un'esperienza, una parentesi importante della mia vita, perché io nasco medico e medico torno, ed è quella del sul fare. E sul fare forse è questo il momento, cioè perché io non sono mai sui giornali a fare i comunicati? Perché non c'ho niente da comunicare. Perché dire sto facendo per me in questo momento storico non è importante. È importante venire a dire un giorno, se succede in questo tempo complesso, io per questo territorio ho fatto. E lo dico una volta sola, perché non ho interesse a promuovere la mia faccia costantemente con ricordatevi di me che sto là, vi penso. Io mi penso, sicuramente ho presente tutto quello che è il grido di dolore di questi posti, ho presente e ben chiaro che dei problemi della montagna non si parla alla montagna, ma si va a parlare al mare e si va a parlare lì dove si decide, perché parlare in montagna della carenza del pediatra è sciocco. Della carenza dei pediatri della montagna, si va a parlare dal direttore generale e si va a parlare in assessorato regionale, lì dove si potrebbe decidere. Quindi, per questo motivo, io giro per la montagna perché io sono della montagna, forse un altro perché la Maiella è la mia montagna e io quella me la porto come radici. Grazie onorevole Amato. Io non ho salutato prima il cavaliere Armando Domeo, vicepresidente della Camera di Commercio, che ci ha raggiunto, che ringrazio, insomma, dimostra anche l'attenzione di questo importante ente. Vorrei adesso dare la parola a Franco Caramanico, non senza prima, ma lui già lo sa, perché io sono veramente felice che sia venuto. Tra l'altro non l'ho manco chiamato, mi è bastato un'email, per attestare la sensibilità che lui ha, è membro del CRAM. Per le feste di ritorno, per l'emigrazione, per le nostre tradizioni, e il fatto che sia venuto a Frese, non a caso abbiamo scelto Frese, che è un piccolo paese ma gemellato con 7-8, partendo da Puttlingen, cioè il paese nel quale mio padre era andato a lavorare, insomma, no? Quindi voglio dire, poi questo davvero attesta l'attenzione sua e credo che lui nei ruoli che avrà, insomma, ci aiuterà come regione, perché davvero Fresa lo merita questo. Allora io colgo l'occasione per annunciare adesso, anche se il sindaco c'è una riunione proprio con i tedeschi, un'iniziativa che stiamo prendendo, Franco, di fare a Fresa un museo dell'emigrazione con la direzione scientifica
di Lia Gian Cristoforo, che collabora con l'UNESCO, che è un docente universitario di antropologia, e insomma all'inizio l'amministrazione si stava muovendo sul classico tra virgolette museo dell'arte contadina, insomma della città contadina, poi l'abbiamo derottato, ma credo che ci possiamo lavorare tutti quanti, fare un comitato scientifico come si deve, e vabbè, poi ne parleremo. E una sola nota di demerito a mio zio, perché questo non sapevo che tu sei di Guardia Greca, hai fatto il sì della Guardia Greca, che altrimenti non avrebbe omesso di dire che è il libro Guardia Greca che è ampiamente citato. Prego. Ma comunque ho controllato a pagina 174, ce ne sei, la foto delle stesse demoni, quindi basta chiedere e coprire tutto. Ma innanzitutto io ringrazio per l'invito, perché io ho ricevuto l'invito via email e nell'invito l'avevo pure sottolineato, Museo dell'Emigrazione della Valle del Trigno. È chiaro che mi capita spesso di venire, specialmente in questa zona, per quanto riguarda pure a San Salvo, la presentazione del libro Caramoglia, pure a Furci l'anno scorso. Certo, questa è una zona di forte emigrazione e francamente a me fa molto piacere, ma non per mangiare un po' imbarazzante parlare delle proprie storie, però in Germania mio padre c'è stato 17 anni e quindi quando sento questi nomi, pure io ho avuto una piccola esperienza a Filinger, non so se vicino a Puttlinger, ma comunque vabbè, tutta una storia. Allora è chiaro che parlare di emigrazione per me è un tema molto caro e naturalmente quando ho l'opportunità di ascoltare, di leggere gli scritti della famiglia Gian Cristoforo, mi permetto di dire a questo punto, è un momento di arricchimento, ma questo, chiudo qui con la parentesi dell'emigrazione. Io invece volevo dire al professore Varese, che ha detto una bella frase, che sicuramente mi metterò spesso, te lo anticipo, quando dice che le tradizioni sono le radici del nostro futuro, perché questo mi dà la possibilità effettivamente di spendere, il professor Gian Cristoforo non ha bisogno dei miei elogi, ma io l'ho conosciuto come un grande ambientalista. Prima non si parlava delle associazioni ambientaliste, si parlava di qualche personaggio, sicuramente Emiliano Gian Cristoforo era il nome più conosciuto. Quando si parlava in quei tempi, parlare di parchi sembrava, di tutela dell'ambiente era qualcosa più da solito breve, salotto bene, sembrava a livello, ma Gian Cristoforo invece era uno invece che toccava il territorio. E quindi è stato uno che ha anticipato i tempi da questo punto di vista. E perché oggi per me è importante quella frase? Perché oggi invece parliamo di tradizione, parliamo del territorio da un altro punto di vista. Beh, io che ho avuto la fortuna di fare l'assessore ai parchi, al territorio, ci sono delle leggi nazionali, in maniera particolare la 394 che istituisce i parchi nazionali, ma che poi è stata modificata qualche anno dopo, dalla 468, insomma, indipendente, che comunque amplia un po' il discorso di PAC e considera il parco non solo un territorio da tutelare da un punto di vista ambientale e paesaggistico, ma anche da un punto di vista delle tradizioni, dell'arte, della cultura, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, allora se noi andiamo a vedere il discorso del parco, e mi dispiace che a volte in questo tema ne parliamo in maniera spropositata, se ne parli in maniera forse diciamo con una certa dose di incompetenza, perché si cerca di far apparire come un qualcosa che serve solo per ingessare, per mortificare, per penalizzare. Non è così il modello del parco per le nostre zone. Se poi noi crediamo alle programmazioni a medio e lungo termine, oggi non c'è il rapporto che non cerca di dare degli sviluppi per la crisi, perché purtroppo ci dobbiamo fare i conti, però per poterla affrontare sicuramente dobbiamo pensare a una programmazione a medio e lungo termine, e pensare a medio e lungo termine tutti i rapporti, leggevo pure ieri sulle scienze, non sul fatto, non su un giornale diciamo politico, le scienze che dicono noi ci dobbiamo mettere nell'ottica che il nostro futuro sarà il turismo, perché ci sta 1.400 milioni di cinesi che comunque prima o poi cominceranno a viaggiare, c'è 1 miliardo di indiani che cominciano a viaggiare e noi abbiamo tutte le caratteristiche per puntare sul settore del turismo. Allora il nostro turismo non può che non basarsi su questi, diciamo, su questi valori. E penso che Gian Cristoforo da questo punto di vista è riuscito nella prima fase a mettere in evidenza qual è il valore, perché spesso noi ce l'abbiamo le cose ma non le sappiamo apprezzare. Allora con i suoi scritti sicuramente
è un momento di riflessione per capire che il nostro territorio, i nostri parchi, le nostre bellezze non sono qualcosa di scontato. Noi ce l'abbiamo, siamo abituati a vedere questi bei paesaggi, però non è scontato per gli altri, e ce ne accorgiamo magari quando abbiamo la fortuna di invitare qualcuno che viene da qualche altra regione e si rende conto. Oggi non basta, oggi c'è questa seconda fase che io dico di Gian Cristoforo, che comunque è iniziata da molto tempo, sicuramente nella valorizzazione anche delle tradizioni, dell'arte, della cultura, che poi rappresentano l'anima di un territorio. Io mi permetto sempre di fare, non me ne vuole Santo Stefano Sessano, ma io faccio il tifo per Pennadino di Monte, per quale ragione? Perché Santo Stefano Sessano è stato un grande esperimento, nel senso che comunque chi ha fatto l'intervento, comunque ha dimostrato che un borgo che era un qualcosa di abbandonato diventa un albergo a 5 stelle, diventa qualcosa di importante. Che cosa mi lamento che secondo me manca a Santo Stefano del Sane? Manca la lingua, manca l'anima, esatto, manca l'anima, perché comunque io ho avuto modo, ma sento parlare solo inglese. Se vai a Pennapia di Monti, dice che sta a 5 km fuori dai greggi, ci sono delle parole che non riesco a capire nemmeno io. Se magari giri ancora, trovi pure il pastore che magari sta ancora qualche capretto che ti gira, è raro, però ci sta ancora. Allora, se gli manca l'anima, è chiaro che il nostro potere attrattivo, e questo, da questo punto di vista, tende che avere la possibilità poi di avere di questi documenti, nei momenti in cui dobbiamo presentarci per dire qualcosa di interessante, sicuramente è uno strumento per la politica molto importante. Perché in questa maniera noi abbiamo la possibilità di valorizzare ciò che abbiamo, che però spesso ci passa sotto in casa e non ce ne rendiamo conto. Quindi grazie per l'opportunità, grazie per la dedica e grazie per l'opportunità di essere qui presente a Trento. Grazie a te. Io volevo far salutare il Presidente, però Lia vuole intervenire adesso. Va bene. Sicuramente poi il sindaco e il dottor Di Stefano spiegheranno meglio l'iniziativa che è stata rapidamente menzionata prima, quella di creare un museo dell'emigrazione qui a Fresa. Ma la cosa importante che è stata colta dal dottor Caramanico, dall'ingegner Caramanico, è stata quella delle tradizioni popolari. Quando ha parlato di anima, l'anima delle tradizioni popolari, sapete come si chiama in gergo tecnico? Questo spiega che qua comunque, qua possiamo parlare tranquillamente, fuori dai denti, perché tutti, pur non essendo, probabilmente solo io e mio padre siamo strettamente competenti nel campo dell'intangibile. Io più di te, sono più aggiornata, per senza nulla taglia il grandissimo lavoro. Questo fatto. Dobbiamo tagliare per la televisione. Lo lasciamo. Adesso vi spiegheremo anche perché. Tra persone intelligenti e che hanno competenza nel territorio, alla fine la valutazione è stata fatta di default. I frutti puri impazziscono. Il purismo non è una strada sostenibile nella tutela delle tradizioni popolari. Infatti questo lavoro di documentazione fatto da Emiliano Gian Cristoforo in tanti anni può essere preso in due modi. Qualcuno che lo interpreta in modo purista alla fine fa delle cose assolutamente insostenibili pensando di fare salvaguardia. In realtà chi si confronta con il mercato internazionale, col globale e con le quattro cornici di distribuzione della cultura contemporanea che sono lo Stato, il mercato, la vita quotidiana e i movimenti, alla fine capisce benissimo che il discorso del purismo va a morire. Questo tentativo del purismo è stato fatto per esempio con i cortei storici, vi ricordo che sono tradizioni inventate, ma tutte le tradizioni sono inventate, non è un'opzione possibile bocciare i cortei storici perché sono inventati, tutto inventato nel campo tradizionale, prima o poi qualcuno avrà inventato il totemaglie, le virtù, ci deve essere successo una famiglia che lo faceva e cominciava a dire non so se 600 anni fa oppure 2000 anni fa che era bene riciclare un po' di prodotti della dispensa a scopo propiziatorio per chiudere l'annata in attesa perché a maggio arrivava il nuovo. Il discorso è che
le tradizioni sono tutte inventate e che la scriminante è tra la tradizione sostenibile e la tradizione insostenibile. Perché stanno morendo i cortei storici? L'ultima che mi è arrivata da Guglionesi, il Palio di Guglionesi quest'anno non si fa, perché gli stanno i soldi. Quello è stato un esubero economico degli ultimi 30 anni che ha portato a questa retorica del travestimento, per cui ci si è dovuti ammandare di costumi medievali o rinascimentali o ottocenteschi per dimostrare di essere al mondo. Ma questa cosa non può andare avanti, perché era una cosa finanziata politicamente ed era una retorica che non era manco positiva come quella del carnevale, che almeno aveva la positività democratica di mettere in discussione un po' di ruoli. La moglie menava il marito, anziché il contrario, e il povero prendeva in giro il ricco, il disperato prendeva in giro il potente, questo è invece il potere del carnevale. Invece nei cortei storici, dove il potente fa il potente e il poveraccio fa il poveraccio, voglio dire, è una recita non troppo innovativa e non troppo positiva. Quindi queste invenzioni, queste tradizioni inventate stanno lentamente decadendo. Il discorso delle tradizioni che vi facevo prima, che il purismo non è possibile in tradizione, è dovuto al fatto che nessuno è mai il clone del proprio genitore. Come dicevo prima, io non sono, professionalmente parlando, non sono il clone di mio padre, perché vivo in un contesto storico-sociale diverso da quello in cui si è formato, ha vissuto lui, ha fatto ricerca lui. Io vivo in quattro cornici distributive della cultura contemporanea che sono diverse rispetto a quelle che ha trovato lui. Di conseguenza, l'idea di documentazione nel contemporaneo e di musealizzazione nella contemporaneità è diversa, sta cambiando, è cambiata. E l'UNESCO recepisce ed elabora, rielabora e ridiffonde come un gigantesco filtro di questi flussi culturali quali sono le nuove istanze. Ora, il museo della contemporaneità, che noi ci stiamo tentando di fare qui a Fresa, non è un museo mummia dove piangere sul passato, oh, abbiamo tanto sofferto per l'emigrazione. No, è un museo partecipativo, perché la partecipazione è la chiave di volta, la comunicazione è la chiave di volta per la distribuzione culturale. Come aveva intuito e state intuendo tutti, comunicare è tutto. Le tradizioni vanno comunicate e comunicate in modo aperto, perché se le comunichiamo in modo accesoia, no, questo io lo faccio solo io e tu non lo puoi fare, ci scaviamo un fossato, un ponte levatoio e sprofondiamo nella crisi. La chiave di volta nelle tradizioni sta nella comunicazione, perché no, anche nel creolismo, onde per cui non possiamo dire tipo le pizzelle con la Nutella è una eresia, perché se i nostri progenitori avessero detto il pomodoro, la pasta col pomodoro, che loro magari mangiavano solo pasta e ceci, quando si è diffuso il pomodoro nel 1800 in Abruzzo, se avessero detto no, mangiamo solo pasta e ceci, poi eravamo rimasti a pasta e ceci. E il pomodoro, che noi consideriamo le tagliatelle col pomodoro, piatto tradizionale dell'Abruzzo, non lo sarebbe. Vedete come l'innovazione è fondamentale nelle tradizioni. Ora, il discorso che poi si verrà ripreso in seguito grazie a questa idea che è stata fatta di museo dell'emigrazione e anche della cultura popolare a Fresa Grandinale, sarà quindi sostanzialmente un museo multimediale. Magari avrà una sede, perché il locale, anche nel flusso globale in cui sarà inserito questo museo, il locale ci vuole sempre, in senso proprio materiale, perché il locale, la vita quotidiana, il qui ed ora, senza il locale non c'è manco il globale, anzi probabilmente il primo rapporto con la, di comunicazione che noi abbiamo nel nostro essere al mondo è proprio quello del locale, poi ci si può inserire nel flusso globale e di conseguenza sarà comunque legato alle direttive UNESCO sulla salvaguardia dell'intangibile,
perché le direttive UNESCO, e parliamo della Convenzione del 2003 che protegge e salvaguarda le tradizioni popolari, proprio in quanto passato che, cioè il presente che guarda al passato per costruire il futuro, quindi comunque nella sostenibilità, e guardare al passato per mettersi le chiocche non è sostenibile, perché nessuno di noi oggi si vuole mettere delle chiocche fatte di pelle di pecora, perché sarebbero scomode, sarebbero, non potremmo manco usare la frizione e il freno con attrezzi di questo tipo, quindi è impensabile un tipo di purismo, ci vuole la Santo Stefano di Sessano, a cui appunto, come ha ben colto, manca l'anima. Ma la cosa impressionante è che nonostante la Convenzione UNESCO del 2003 sia stata recepita dall'Unione Europea come Convenzione di Faro e sia stata a sua volta la Convenzione di Faro recepita e ratificata dall'Italia a gennaio, noi italiani stiamo ben dietro su questo tema, stiamo molto indietro. Io mi sono confrontata con gli inventari partecipativi di salvaguardia delle tradizioni in senso sostenibile fatti da nazioni come il Mozambico, il Brasile non ne parliamo, il Brasile fa paura, sta avanti, il Giappone non ne parliamo, i fiamminghi, i Paesi Bassi, la Russia, fanno delle cose notevoli, impressionanti, e prima o poi io temo che l'Europa ci chiederà conto di quello che stiamo facendo. Avete ratificato Faro, e mo? Già questo è un punto. Io, il mio sogno, se esistono ancora i sogni, è quello di in qualche modo favorire la creazione di un inventario partecipativo in network abruzzese, in senso lato, visto che noi siamo la regione dei parchi, visto che i contenuti del parco non sono solo ambiente in senso naturale, ma ambiente umano in senso lato. Questi saranno i contenuti di questo inventario partecipativo che mi auguro si possa realizzare, e questi appuntamenti sono una tappa fondamentale del futuro. Una parola per un breve saluto e poi sentiamo la tutto. Un doveroso saluto. Io ho accettato volentieri l'invito, uno perché per venire a questo bel paese dell'amico di Sterno, sindaco che conosciamo da diversi decenni, e poi per questo salotto che c'è, una riflessione a voce alta nostra, ma si sta trattando tematiche molto molto importanti per quello che sarà il nostro futuro, perché oggi noi ci troviamo a un video tra passato e futuro, e benissimo si collega quello che non ci può essere futuro se non ce l'aggancia al passato. La nostra storia lo vediamo tutti i giorni. Noi siamo colpevoli, forse involontariamente, in provincia di Chieti, di aver avuto un momento di gloria dove Chieti esercitava un ruolo notevole nell'economia, e dunque nel cambio negli ultimi 20 anni ci stanno facendo pagare tutto quello che noi avevamo fatto nello scorcio del XX secolo. È molto importante il tavolo, avere parlamentare nazionale, parlamentare regionale, nonché assessore che ha ricoperto, e poi la cultura. Noi come Camera di Commercio, e che siamo l'ente che rimane in vita per il prossimo futuro, perché il nuovo assetto dello Stato sarà nazionale, regionale, Camera che acquisisce la quasi totalità dei ruoli provinciali, enti comunali nel nuovo assetto. Noi con questo dobbiamo fare i conti, perché non c'è questo programma se non c'è la quadratura dei conti. Per fortuna noi come Camera di Commercio di Chieti siamo uno degli enti sani, in regola, a posto con i parametri, tutti i parametri che ci chiedono, e già da adesso stiamo dando un bel sostegno, un forte sostegno a quello che è questa programmazione. Noi già quest'anno abbiamo messo a disposizione la società da altre eccetera, all'artigianato di Guardiagre la bellezza di 500.000 euro nei nostri programmi, può esserci di più. Come vedete, ho visto sul tavolo che mi fa piacere che l'organizzatore, e credo che sia Orazio Di Stefano il promotore, di aver distribuito questo invito,
Questa è la testimonianza del percorso nuovo che noi andiamo a fare. Ma se vedete, sono percorsi soprattutto basati e raccordati con le rappresentanze datoriali. Il futuro è quello. Ecco perché la Camera di Commercio può assolvere questo ruolo, perché è amministrata dalla legge 580 solo ed esclusivamente dalla rappresentanza datoriale. Lì ci sono dei censimenti, quello che esce c'è la ripartizione, ed è pertanto, se le rappresentanze datoriali si mettono d'accordo nella loro trasversalità, fa l'interesse dell'economia di un territorio. Pertanto, io sono convinto che il prossimo futuro verrà sempre più avvalorato da questo nuovo metodo di concertazione vera, perché non si può più calare dall'alto quello che poi non è condiviso dal basso. Ci vuole sempre di più questo tipo di raccordo, queste iniziative di interscambio, di guardare all'estero, di utilizzare i nostri americani come gli ambasciatori del nostro territorio e dei nostri prodotti. Pertanto chi avrà la capacità di saper intuire i percorsi nuovi non fa altro che rilanciare un territorio. Le cose si fanno, e si è fatto nel passato, solo quando si è riuscito a far prevalere l'interesse della nostra collettività, del nostro territorio. Io vi dico questo, io mi trovo qui, e anche su questo invito, se vai a vedere, c'è un PMI, che è l'associazione regionale, che io sono il presidente dell'animatore. C'è la CIA, che 40 anni fa, un ragazzino che è più vicino, diciamo, Giuseppe Torricelli, io ce l'avevo all'opposizione, l'ho avuto all'opposizione per 15 anni, però abbiamo elaborato e deliberato tutti i progetti e l'assetto del nostro territorio all'unanimità, facendo prevalere l'interesse della collettività del nostro territorio. Facevamo 4.000 abitanti a San Salvo, di cui io mi auguro di essere stato sindaco, ne siamo 20.000, anzi 26-27, secondo anni, molti fascisti, confina con San Salvo, e molti di quello confina con San Salvo. Se noi facciamo prevalere questa cultura nell'interesse, diciamo, della collettività, noi ci ritroveremo qui e saremo protagonisti nel prossimo futuro. Tutto grazie a chi ha avuto l'intuizione di questa qui, e mi auguro che ne rivedremo. Vi invito a tutti, diciamo, di partecipare a questo primo evento, perché questo nei prossimi anni farà parlare di sé. Grazie. Vabbè, grazie a te Presidente, io darei la parola all'autore. Prima e dopo che io ringrazio l'amministrazione comunale, l'organizzatore Orazio e poi il carissimo, anche se è un'amicizia di meno di un anno, presentatore del libro Evaristo Di Stefano, che ha avuto la pazienza di leggerselo sul sito, no? Infatti ha saltato un profisto, ha saltato per sollecitazione del nipote, bella pazienza, se no avrebbe finito più o meno a quest'ora, però ho visto che se l'è letto, e questo a me ha gratificato, perché ho avuto modo di conoscere proprio la sua umanità, la sua, il suo impegno intellettuale. Vive a Ferrara, come sapete, da tanti anni, è un preside, e quindi anche quando l'ho conosciuto in una frequentazione nel corso di un viaggio, diciamo, di studio, no? Ho avuto modo di conoscere proprio la sua umanità, la sua cultura, e ne ha dato prova, appunto. Quindi lo ringrazio di quella sua presentazione. E poi devo ringraziare l'onorevole Amanda, l'ingegner Calamani, che conosco da tanti anni, e il dottor Tomeo per le cose che hanno detto. Io ho fatto una dedica all'ingegner Calamani, cioè
all'ingegner Caramanico politico, tra virgolette, diverso. Sì. Perché l'ho conosciuto come un ambientalista, lui ha ricordato che io ero un ambientalista ad litteram, quando non esistevano gli ambientalisti, i miei alunni ricordano la strage delle opinioni, anche qualche incidente compreso, poi ve lo posso raccontare, è brevissimo, no? Però per dire quello che è stato colto, che le tradizioni culturali, il folklore, è una cosa molto semplice, si coniuga con l'ambiente. Ecco perché la valorizzazione del territorio, e devo dare atto appunto che un concetto che io vado predicando ormai da quasi 60 anni di attività, è fondamentale. Come si fa a tutelare l'ambiente se questo ambiente è vissuto da persone sporche dentro? Prima bisogna essere puliti dentro e poi possiamo avere un ambiente pulito. E la pulizia ci viene data dal mondo tradizionale, da questi relitti folclorici, da questi fili dispersi proprio delle nostre tradizioni che ho cercato di riconnettere in questo lavoro che mi è costato molto tanto. E poi c'è di più, io vi dicevo che c'è un alunno che ha ricordato il massacro delle Pompigne. Ero giovanissimo professore di filosofia, siamo al 64, insegnava a Rasto, durante le vacanze 66, c'era un bel viale sotto la cantina sociale di Madonna dei Miracoli con delle rombine meravigliose che cominciavano a fiorire e faceva una specie di tunnel di verde. Dopo 8 giorni delle vacanze di Pasqua, quando ritorno tutto tagliato, non ci stava più una roba tagliata proprio a zero. Scritto l'articolo veloce, il massacro delle Pompigne, una cosa proprio tremenda sul Messaggero, poi sulla rivista. La mattina stavo spiegando, mi chiama il bidet, professore, in presidenza, è il preside, va bene, tiene la classe, va di presidenza, trova dirigente regionale dell'ANAS, il capo del corpo forestale in divisa e poi un carabiniere e il preside Calande, sono simpaticissimo, come dire, se trovate, mi dicono, e c'aveva questo articolo del giornale, il feroce massacro delle Pompigne, no? Dici, lei ha scritto, sì, e noi dobbiamo querelarla, che Calande è bello, sorrideva, mi fanno, perché questo non è un, è una potatura. non ci sta più niente, non di verde, no? Ma hanno spiegato che le Pompigne, come è vero, siccome la pianta è restante, rinasce subito, lei vedrà che dopo l'estate ritorneranno alla stessa altezza, così è stato. Rimasi desolare, poi alla fine hanno detto. Ci hanno dato in mente, chiedo scusi, non sapevo, ma mi ero documentato per cercare sulle enciclopedie della Pompigne, la caccia praticamente, no? E poi è successo, dovuto fare questa parentesi, è successo che siamo diventati amici, il comandante della forestale mi ha fatto vedere tutta la leccetta di Torino di Sangro e cominciava una battaglia per la tutela della leccetta, no? Avendo la collaborazione era gravissima, così il tizio dell'ANAS. Per dire, l'ambiente si coniuga con le tradizioni e il mio ambientalismo era proprio all'unisono, proprio con la ricerca folclorica, a cui ho dedicato 60 anni della mia vita, proprio girando, all'inizio proprio in Vastese me lo hanno fatto scoprire proprio i miei alunni del liceo scientifico di Vasto, io giovanissimo spesso tornavo a Vasto e mi spingevo a Cerenza per studiare il mare sacro occulto di San Donato, a Fresa Grandinaria dove feci quel primo articolo che il sindaco Evaristo ha avuto la bontà di ricordare, cioè la primavera religiosa di Nuova Criterno, questo santuario a cui Fresa è particolarmente legato e io ho tormentato poi successivamente con la RAI di questo pellegrinaggio che parte la mattina a piedi fino a
nuova Criternia, a questo santuario di cui i Resani sono particolarmente devoti, e ci sono delle scene commoventi, per esempio come l'attraversamento del Trigno nell'acqua proprio a piedi, e si girano dopo aver attraversato il fiume verso Fresa, come facevano i pellegrini nel Medioevo quando appunto affrontavano l'ignoto e quindi guardavano al campanile come la bussola, come il punto di riferimento che avrebbero smarrito per un certo periodo di tempo fino a raggiungere la meta del pellegrinaggio. L'ho documentato, cioè mi definisco più un manovale delle tradizioni popolari. Sì, mi sono munito degli strumenti culturali, scientifici e via di seguito, no? Però soprattutto un manovale, un ricercatore di cui questi volumi, come anche appunto Caramoglia, sono la documentazione dalla parte di chi produce, dagli autori, che sono appunto la gente, o gli emigranti, o il contadino, l'artigiano e via di seguito, cercando di fare un lavoro soprattutto pulito, che oggi c'è un grande da fare intorno alle tradizioni utilizzate, con la sinfonia del Forte Gentile, non so, con queste mistificazioni del folklore che spesso servono per drenare denaro pubblico, ma che non vanno bene. Per concludere, perché già siamo stati lunghi, il folklore per me è stata una cosa sempre molto seria, è una cosa seria il folklore, perché lo dicevamo, è l'anima di una comunità. Un paese che non ha tradizioni è un paese senza anima e quindi vaga in insecuritas esistenziale. Lo dico nell'introduzione, una volta i valori folclorici così sottesi alla famiglia e alla solidarietà sociale che caratterizzava tutte le comunità, dove tutti gli eventi però venivano solidarizzati, aveva una grande funzione proprio di aiuto nella vita, nel cammino della vita. Un paese che perde le sue tradizioni è un paese che perde la sua anima, perciò appunto bisogna conservarlo, non per mummificarle come è stato detto, ma per renderlo vitali, perché siano veramente il modo attraverso il quale poter così continuare il nostro cammino, in cui il passato ci sia veramente di bussola, come dicevo prima, come dice il campanilismo, ma il campanile è una cosa seria. Il campanile, quando lo si perde, si smarrisce il senso dell'orizzonte, il punto di riferimento, e così le tradizioni. Smarrire queste certezze, questi riferimenti, significa oscillare, però, così vagheggiare senza punti fermi. E l'uomo, da che esiste su questo mondo, ha avuto sempre bisogno di punti fermi. Perciò io vi ringrazio per la vostra presenza e soprattutto per il vostro apporto alla discussione che io ho memorizzato, appunto, e mi fa piacere che siano venuti questi suggerimenti, oltre che dall'amico Evaristo, da par suo, e purtroppo anche da Orazio, soprattutto da tutti. Grazie. Va bene, noi ringraziamo davvero tutti per la pazienza e adesso c'è il lavoro delle dediche.